Posta sui social tutta la sua soddisfazione. Noi abbiamo al telefono con noi in esclusiva, e lo ringrazio perché non è molto abituato a parlare ai microfoni, ed è un privilegio avere con noi l'avvocato Giulio Dini. Giulio, buongiorno. E chi è? Ciao, buongiorno a tutti. Non è che non sono abituato, cerco è restio. Cerco di farlo un parsimonia. Ecco, allora, l'avvocato Giulio Dini, l'agente di Gianluca Gaetano, al telefono con noi. Ma perché si è indorso? Che è successo? Perché ieri, mentre Gianluca esordiva, sua nonna, oddio, sì, ha lasciato questo mondo e non è riuscita a vedere l'esordio. Praticamente nei momenti in cui Gianluca esordiva, che peccato, la nonna lasciava questo mondo. Infatti c'è un comunicato anche del Napoli. Il ragazzo è uscito dal campo tutto felice e ha saputo che ha perso la nonna. Non lo so quando l'ha saputo. Però l'avvocato, è andata così? Ragazzi, di queste cose non parlo. Queste sono cose che riguardano... No, stiamo dicendo l'ha saputo uscendo dal campo. Non lo so, ma è una cosa che riguarda il ragazzo. Se vogliamo parlare... No, era un attimo di cordoglio e di dispiacere. Sì, perché lo so, ma non è stata una felicità che si è tramutata. Voi fate il vostro lavoro, io faccio... Sì. No, certo, parliamo di calcio, però ci uniamo, siamo rimasti addolorati a sapere questa cosa. Assolutamente liberi di farlo, sarà sicuramente apprezzato, però altro. Sono fatti privati, non vogliamo che rimangano assolutamente privati. Tra le altre cose, comunque, lasciatemi solo dire che Gianluca ha una famiglia meravigliosa, con un papà che non ha mai fatto troppe pressioni su di lui. Hanno un'attività imprenditoriale che gestiscono con serenità, non stanno poggiando la loro vita, come accade molto spesso, sul figlio. Quindi diciamo che lui sta crescendo nel modo giusto. Sì, chiusa che... la parentesi familiare, Umberto, io avvocato mi sono espresso in una maniera forse ho esagerato, non lo so, ma mi sono sbilanciato, ho detto che è un predestinato, e questa parola l'ho usata solo per Meret. Intanto mi ricollego a quello che stavi dicendo prima a proposito di quanto i responsabili del settore giovanile abbiano seguito affetto e partecipazione e soddisfazione del percorso di Gianluca, e quindi il suo esordio è un premio anche per loro, che sono effettivamente molto attaccati al ragazzo, a cominciare dal mister Baroni. Per quello che riguarda Gianluca ha grandi qualità. Non facciamo la sciocchezza di guardare troppo lontano adesso si deve guardare all'oggi e al percorso quotidiano, alla crescita quotidiana. Mi conforta il fatto che Gianluca è un ragazzo davvero con la testa sulle spalle, che ha ben chiaro in testa quello che vuole fare, per cui diciamo questa è la forza principale e lui ce l'ha dentro. L'anno prossimo Gaetano pensa di essere aggregato alla prima squadra o si proverà a dargli spazio altrove per accelerare la sua crescita da professionista? Io credo che Gianluca abbia bisogno di campo e credo che quindi la soluzione migliore sia quella di trovare una soluzione alla Insigne, come all'epoca col Pescara, per dire, per la sua crescita. Alla Insigne non lo so, nel senso che ognuno ha una storia propria. Quello che penso è che siamo di fronte a un calciatore di qualità e che quest'anno, perlomeno da gennaio, ha fatto parte, direi, pianta stabile della prima squadra. E quindi ha fatto un percorso di crescita anche diciamo settimanale, per cui quello che penso per Gianluca è che si trovi una soluzione di qualità per un giocatore di qualità. Avvocato, se sono... Ma accetterà anche una B? Ecco, volendo. Perché da quello che mi risulta ci sono anche squadre di Serie A che hanno già chiesto informazioni. Allora, tra una B al titolare fisso, una A dove gioca e non gioca, anche una formazione di seconda fascia dove però potrebbe giocare, quale potrebbe essere la soluzione migliore? Io scelgo sempre, quindi non vi rispondo, io scelgo sempre la soluzione che sia, come dire, per lui una garanzia maggiore di crescita. Non date
a questa mia risposta un significato, una connotazione particolare. No, ma perché immaginiamo, per esempio, faccio un nome a caso. Immaginiamo, per esempio, che so, il Genoa. No, che non mi risulta tra le squadre che al momento siano interessate. Una, a parte che, se si salva sempre. Esatto, che garantisca a Gianluca una maglia da titolare. Vabbè, allora, non da titolare, però garantisca a Gianluca, che so, 10, 15, 20 presenze in Serie A. Vabbè, non c'è discussione. Chiaramente è un ragionamento. Una società che garantisce non una c'è maglia a un calciatore. No, soprattutto del 2000. Allora, cambio la domanda. Lei, da procuratore del calciatore, preferirebbe una società di Serie A che gli faccia fare quelle 10-15 partite o un campionato di B fatto ad alto livello da 38-40, quante partite sono? Sono 20 squadre, quindi 38 partite, 35-36 partite, quelle che sono. Lo so, non abbiamo la possibilità di saperlo in anticipo, quello che dici tu. Lo so. Perché lo so, però è il contesto che poi è fondamentale, ti permette di fare le 38 piuttosto delle 15. Magari ti trovi a farne 25 in Serie A perché il contesto è ideale, e magari fai fatica in Serie B perché il campionato comunque è diverso e le esigenze potrebbero diventare diverse da quelle rispetto ai programmi. Per questo ti dico, la mia risposta è neutra, perché non è la categoria che fa la differenza, capito? Ci racconta, avvocato, il rapporto. È l'ambiente che conta molto, esatto. la contestualizzazione. Per esempio, ritornando all'esempio di Insigne, Insigne ebbe la fortuna di trovare un maestro come Zeman, e soprattutto un ambiente come Pescara, dove lui, Verratti, Immobile fecero una squadra che è passata. Quello è stato ottimale. Ottimale. No, ma è un unicum. Sì, non se ne trovano. La squadra lì ha lanciato, per l'appunto, tutti insieme tre giovani, tre nazionali, hanno fatto una grande carriera. Esatto, no, chiaro. Casi rarissimi, no, non ci sono casi del genere. Senta, avvocato, ci racconta il rapporto tra Gianluca e Ancelotti, perché sempre da quello che filtra è un rapporto prima di tutto di professore, di maestri, di grandissima stima anche del tecnico nei confronti del ragazzo, cioè veramente lo vede come uno che può fare qualcosa di importante. Ma è così? Ce lo conferma? Questo me lo racconti te, nel senso, io di quello che posso captare dal mister e quello che il mister dichiara anche in conferenza stampa a proposito del ragazzo, è certo che Ancelotti partecipare al gruppo calciatori che ritiene all'altezza, e quindi questo è già un attestato di stima. Per quello che riguarda Gianluca, la impostazione corretta è quella necessaria che ci vuole quando si ha a che fare con un mostro sacro del calcio, dal quale può solo apprendere e rispetto al quale si pone, direi, nel miglior modo possibile. Gianluca è molto concentrato su quello che deve, come dire, acquisire, e quindi è in fase, è in modalità spugna, dai, diciamo così. Vabbè, ci auguriamo che l'anno prossimo possa vedere finalmente Gianluca come protagonista di un campionato professionistico e che assistiamo alla sua esplosione. Insomma, noi siamo in attesa. Benissimo, avvocato. Noi ce lo auguriamo e lavoriamo per questo. Avvocato, grazie. Grazie, gentilissimo. A presto. Da voi, ciao. Un caro saluto all'avvocato Giulio Dini, agente allievo di Elena Herrera, catenaccio e contropiede. Sì,